Castellanza, Villa Renoir, questa sera una serata molto ma molto particolare, con noi tantissimi VIP che saranno premiati quali migliori artisti della TV. Ebbene sì, caro Luca, siamo con una tua collega di Striscia la Notizia. Luca Galtieri. Ah, ecco, dillo prima, scusa. Hai ragione. Luca! Scusa, conosco tanti Luca. Esatto, esatto. Allora, Chiara, questa serata bellissima qua alla Villa Renoir. Eh sì, tra l'altro è il posto dove ho festeggiato il mio compleanno l'anno scorso, quindi mi sento molto a casa, una location bellissima, e poi sto vedendo che ci sono un sacco di amici, quindi si preannuncia molto divertente. Assolutamente sì, perciò ti lasciamo continuare questa serata. Grazie di essere stata qui con noi. Con noi il mitico Paolo Nois. È mitico, no, dai. Ascolta, io c'ero la sera della vittoria. Bravo. Di 105. Ero là in mezzo al pubblico. Bravo, hai visto che bel casino che abbiamo fatto? Questa vittoria dello Zoo di 105 abbiamo spaccato tutto. C'era anche la curva. Sì, noi abbiamo avuto i fan che ringraziano per tutta la vita. Loro sono la vera anima di questa vittoria. L'ho rubata la loro cena, ma molto carinamente loro si sono prestati. Fabio e Alessandra, reduci dall'Isola dei Famosi. Sì, è stata una bellissima esperienza che veramente ci ha regalato tante emozioni, tantissime. E io sono felicissima di essere arrivata in finale, cosa che non avrei mai immaginato, non mi davo un soldo bucato proprio, perché io non ho grande prestanza fisica, non ho grande spirito di adattamento, invece ho dimostrato che probabilmente volendo si può. Hai giocato sulla bellezza te, dai, dillo. Hai giocato sporco. Non volevo neanche mettermi in costume. Hai giocato sporco sulla bellezza. Sì, sporco perché non lavavo niente, questo sicuro, guarda. Lui invece, filosofo zen. No, io sono l'autista, quindi per me no, è stata una bellissima esperienza e devo dire che è un privilegio poter partecipare all'Isola dei Famosi. Cresce sempre di più ogni volta che lo vedo. Ogni volta che mi vedi sono 2 centimetri in più. In 2 centimetri in più siamo con Andrea Tacconi. Andrea, ti ho visto intanto questa serata Novella 2000, un gossip su di te. Non ce ne sono. È sempre bello vedere tanti amici, noi ormai ci conosciamo tutti, no? Da anni. Quindi queste manifestazioni servono anche per salutarci. E in compagnia del mitico Alex Belli, lui sempre gentile, si ferma ai nostri microfoni. Alex, allora, come va? Questa sera serata. Serata pazzesca, anche perché comunque abbiamo iniziato con un ricordo bellissimo di Iva Zanichi, di tutte le persone che sono qua stasera, al nostro mitico presidente Berlusconi, che anche se è mancato da poco, comunque è dentro nei nostri cuori ed è un segno indelebile di questa serata, grazie anche a Roberto Alessi che ci ha invitato stasera. Paolo Renis, lui l'ideatore di queste fantastiche serate, colui che le ospita. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, oggi è una serata speciale, naturalmente Andrea non può mancare, c'è sempre. E allora ringraziamo Paolo che questa sera è parisissimo ovviamente perché è il padrone di casa, grazie Paolo e seguitelo, ciao ciao.